Bella raga, di Ecco Zion Kestar Raid, oggi siamo in piano 11 contro Svarog con Hook, Tingyun, Ruan Mei e main character fuoco. Quindi siamo in un setup abbastanza free to play, abbiamo Ruan Mei con Memories of the Past S1, Hook con la Lightcon del Simulated Universe S5 Destruction, chiaramente Tingyun dovrebbe avere Dance 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 e non Machine Cogs, con una Tingyun molto veloce a 165 di speed. Non è importante che sia 165 onestamente, 160 da raggiungere sarebbe già bello. È abbastanza fattibile su Tingyun, ha una velocità di base molto alta, quindi anche già solo col 2 set speed prendete più speed rispetto agli altri, eccetera, eccetera. Main character fuoco con Trend of the Universal Market per mettere più facilmente i burn che servono anche a Hook per fare più danno. Quindi perché stiamo facendo questo? Perché ho farmato il nuovo set per Acheron e per Rati. Ho detto, sai cosa? Probabilmente anche su Hook non sarebbe male effettivamente. Quindi volevo provarlo assolutamente su Hook. E poi perché no, nel senso, perché non recuperare Hook? Quindi partiamo da Cycle 26 e iniziamo a vedere subito come si comporta il team. E allora, qui abbiamo un paio di problemi noi. Chiaramente insta ulti di Tingyun su Hook perché non vogliamo perdere energy su Tingyun. Ok, tecnicamente non vogliamo perdere neanche su Hook, però non è importantissimo perché ci interessa di più fare la ulti di Hook e tutto quello che deve fare Hook dopo. Stavo un attimo ragionando sul fatto che molto probabilmente noi questa TV, se l'attacco adesso con Ruan Mei, l'attacco sia col main character che con Hook, secondo me. Quindi no, la TV la lasciamo così perché la attacchiamo due volte, quindi attacchiamo direttamente lei senza problemi. Possiamo fare la ulti di Ruan Mei istantaneamente e buff di Tingyun su Hook. Comunque alla fine poi vi faccio vedere tutte le build, ma può essere anche che non vincerò mai, quindi adesso vediamo. E ok, qui attacchiamo tranquillamente con il main character. Ricordiamoci una cosa importante: Hook deve essere quella che fa i break, ok? Perché la Lightcon, quella del Simulated Universe, ci dà più danno se facciamo noi break al nemico. Quindi attenzione a questo. Adesso possiamo fare tranquillamente la skill di Hook su di lei. E abbiamo il nostro primo break con una montagna di danni che è arrivata. Molto bene. La TV, come ho detto prima, l'abbiamo attaccata due volte. Abbiamo di nuovo la ulti su Hook, che mi viene da rifare questa volta. Ah, non mi sa che la facciamo sempre su di lei, però, perché lei è la prima che dobbiamo assolutamente distruggere. È la più problematica. Ok. Attacchiamo la TV perché Hook attaccherà di nuovo la televisione ad area. Quindi la giriamo di nuovo. Ecco qui, sempre che non muoia. Ok, no, perfetto. 100.000 danni di Hook mi pi sono piaciuti abbastanza. Abbiamo Ruan Mei. Ora la TV la lascerei ancora in vita per un giro, direi, perché il main character fuoco taunterà. Il main character fuoco qui farà taunt, quindi mi sa che Ruan Mei semplicemente farà attacco base qui, sì. E noi tauntiamo col main character fuoco. Ok, lui attenzione fa le sue cose. Va benissimo. Va benissimo lo stesso. Ora, secondo me, qui possiamo anche fare una bella ulti di main character fuoco, onestamente, ok? E stavo vedendo un attimo il Dino come gestirlo, ma in teoria se lui adesso va a 6 siamo a posto perché il suo turno va giù, quindi sì, non ci sono problemi. E, questa TV penso che la possiamo seccare adesso, secondo me. Quindi, ok, la secchiamo, facciamo la ulti di Tingyun su Hook un'altra volta. Ok. Adesso Hook chiaramente. Sto pensando se riusciamo a battere lei. No, facciamo la ulti su di lei. Voglio essere sicuro di sconfiggerla perché altrimenti perdiamo in automatico. Ok, perfetto. E adesso possiamo concentrarci su di lui senza problemi. Eccoci qua. Ok, molto bene. Riusciamo a fargli break con Hook, tra l'altro, quindi viene molto bene. Qui facciamo così. Qua rifacciamo la skill di Ruan Mei che è scaduta. Facciamo la skill di Tingyun che è scaduta. Ci troviamo abbastanza bene anche col consumo di skill point. Skill di Hook. Abbiamo un po' di danni. E siamo partiti da Cycle 26. Ok, ci siamo. Non abbiamo ancora abbastanza stack. E posso tranquillamente permettermi di fare un altro taunt, ma non serve in realtà. Quindi facciamo semplicemente attacco base. Sarebbe stato bello sconfiggere quel trotter, ma non ci siamo. Questi trotter sono immortali. Ok, attacco su Ruan Mei da parte sua, va bene, a noi non cambia niente. Qui ovviamente Hook va all in. Aspettiamo a fare la ulti perché abbiamo l'ulti di Ruan Mei che torna di nuovo. Qui
Quindi qui attacco base di Rommai, ulti di Rommai. Ok, e possiamo fare di nuovo la nostra ulti con Hook sempre su di lui. Ok, che ha portato un po' di danni, ci piace. Qui possiamo attaccare tranquillamente. Qui io direi di spaccare il Trotter. Ok. Qui abbiamo ulti. Se ce la facciamo mi farebbe abbastanza piacere. Ovviamente abbiamo tenuto un preset abbastanza free to play sotto quell'aspetto lì, insomma, quindi sì. E va bene. Ok, lui è andato. Ottimo. Allora, qui inizia a complicarsi la situazione. In realtà il nostro obiettivo qua è sicuramente Svarog, nel senso, no? Il nostro focus è sicuramente Svarog. Anzi, se Svarog riesce a non attaccare mai, sarebbe meglio, perché se inizia a evocarmi la mano e a fare tutti i suoi intrallazzi, sarebbe un po' un casino, quindi cerchiamo di tenere in perma break Svarog, anche se sarà tipo impossibile. No, va bene. Non ho crittato, come sempre. Grandi gioie. Grandi gioie. Allora, io qui vorrei fare il break con Hook. Onesto. La mia paura è che lui mi evoca la mano. Perché se lui... no, io voglio fare il break con Hook. Qui sono abbastanza convinto. Perché altrimenti perdo 1 miliardo di lire. Devo sperare che non prenda Hook. Però aspetta che... Aspetta, forse riusciamo a bloccare, perché adesso abbiamo ulti di Tingyun, ulti di Hook, e facendo break a Svarog la mano non grabba, no? Esatto, e la mano non grabba perché abbiamo breakato Svarog. Molto bella questa. Questa è stata una bella sequenza. Ok, adesso riusciamo a fare break anche su... Riusciamo a fare break su di lei, ma mi interessa sempre far fuori Svarog, è la mia priorità. Ok... E io penso che Tingyun possa mirare alla mano qui, onestamente. E Romai tanto skillerà in questo turno, esatto. Peccato per l'energy Romai, qua si sente un sacco non aver la memories col super impulse corretto, nel senso. Qui tauntiamo. Ricordiamo sempre che il nostro bersaglio principale è effettivamente Svarog. Ok. Adesso andiamo così, skilliamo, buffiamo lei. Svarog si è ripreso, mi ha attaccato. Mi fa piacere che il main character assorbe l'aggro come dovrebbe fare. Ci stiamo mettendo veramente un sacco. No, dai, vabbè, ci sta. Cioè, se stiamo nei 5 cycle sarebbe il top, ma già vincere sarebbe il top, onestamente. Allora, no. Ok, qui cerchiamo di fare più toughness damage possibile. Ok. Purtroppo non c'è modo per noi di interessarci, come dire, ai Trotter. Non possiamo. Riusciamo a fare break su Svarog, però, che è la cosa che mi interessa di più. La cosa che mi interessa di più con questo team è che la mano non attacchi mai, principalmente. Lì Svarog non si riprende, quindi potrei anche iniziare a mirare a lei per sicurezza. Perché se questa qui poi mi fa la hit, rischio di farmi one-shottare. Quindi sì, praticamente è fattibile, ma dobbiamo stare attenti a varie ed eventuali di entrambi. No, la mano non attacca mai. Ok. E sto pensando se andare su di lei qui e fargli break col main character fuoco. Sì, penso che la mossa sia questa. Facciamo così. Main character fuoco fa break. Bene. E Hook può... Svarog è ancora vivo però. Oh, questo è un problema. Svarog sopravvissuto non era nei miei calcoli. Sarò totalmente onesto con voi. La mano va in overload. Lei non si riprende. Ok, però siamo ancora in range. Siamo ancora in range. Ok, siamo a 20 cycle tra l'altro. Quindi ci sto mettendo 6 cycle, è tanto. È abbastanza, ok. Però volevo provare una versione free to play. Considerando che secondo me la parte 1 è anche un po' più semplice. Quella con Cocolia, soprattutto se hai... Quantum, anche se io la parte sopra l'ho fatta con Clara e Topaz in realtà, dopo vi faccio vedere. Ok, qui possiamo tranquillamente direi... Mi dispiace che questo team in questo memory non può sfruttare per niente i Trotter perché con cosa li faccio fuori? Cioè, non c'è modo. E quindi chiaramente questa non è neanche una Turbulence che avvantaggia Hook, ma comunque... mi sembra che ce la possiamo fare.
Devo capire qual è la sequenza corretta per non perdere qui e non ce l'ho. Quindi facciamo skill di Romei per avere la ulti istantaneamente. Vogliamo la ulti di nuovo. Adesso Ting Yun in realtà deve farmi un attacco base su Svarog. Ok, e Svarog sa il 2% di vita. Lei si riprende. Sto pensando cosa voglio fare qui, perché non è facile. Perché io tecnicamente vado all-in su di lei adesso. Tecnicamente vado all-in su di lei. Quindi se io taunto, cosa succede? Mi verrebbe da tauntare qui. No, c'è ancora. Non gli ho levato niente, ok? Sto un attimo pensando a come muovermi. Perché lui non morirà mai di burn. Ma lei muore di ulti? Questa è la bella domanda. Lui devo seccarlo così. Questo è un errore, secondo me. Perché lei non morirà mai di ulti di Hook, vero? Oh, invece sì, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ok, interessante. Ovviamente ci abbiamo messo un sacco di tempo, no? Ci abbiamo messo veramente un sacco di tempo, però è stato molto interessante. Comunque questi sono i team, ovviamente non è quello che userei normalmente, ma volevo provare un attimo a vedere Hook in un contesto molto free to play, come se la sarebbe cavata. Perché contesto free to play? Perché chiaramente abbiamo una Hook, come vi dicevo prima, abbiamo un 60-160 con On the Fall. E 4 per del set nuovo più 2 Rutilant, che i 2 Rutilant sono veramente scandalosi, cioè sarebbe veramente da buildare meglio. Abbiamo una Ting Yun con 165 di speed, con 2 speed, 2 guard, broken kill insomma e mashing cogs, quindi sì. Abbiamo una Ruamai con 120 di speed, Poundwalk, 2x2x, Memories S1, quindi niente di infattibile, e un main character fuoco con 139 di speed, dove vi basta anche 134, onestamente. Trend of the Universal Market S1, quindi niente di strepitoso, insomma, e 2 Bellabog e 4 perde, set difensivo, no? Quindi, ok. Allora, ovviamente questa è una Turbulence che non avvantaggia Hook, però mi interessava vedere un attimo se effettivamente anche contro Turbulence si poteva fare qualcosa, e diciamo che ci abbiamo messo. Perché a me piacerebbe che cioè, un team per me ce la fa quando ci mette 5 cycle, ok? E qui ce ne abbiamo messi 6, in realtà, perché siamo partiti a cycle 26 e quindi saremmo stati off di 1. C'è da dire che siamo totalmente contro Turbulence, perché è una Turbulence che aumenta, favorisce chi può attaccare ad area e favorisce chi può attaccare i Trotter, eccetera, eccetera. Ovviamente non è una Jing Liu. Ma comunque, secondo me, nei contesti giusti, questa Hook può fare tanto. Penso che tra l'altro con Sparkle Hook diventi veramente allucinante. Quindi se io ad esempio qua al posto anche di Romei forse avrei messo Sparkle, sarebbe cambiato, a mio parere. Ma non, mi interessava vedere un setup abbastanza comune, no? Nel senso, sarebbe interessante vedere anche Hook magari con Asta al posto di Ting Yun. E potrebbe essere, forse qua dentro con Asta sarebbe stato ancora più interessante. Sono tante prove che voglio fare, però niente, siccome perché, perché questo video, perché questo uno, perché volevo un attimo approfittare per condividere con voi che cosa stavo vedendo, funzionasse eccetera, perché sto cercando di capire se il nuovo set possiamo adattarlo a più personaggi anche vecchi, no? Quindi aumenta il danno fatto a nemici con debuff. A me piace molto con Hook, no? Perché Hook mette burn e giochi i personaggi che mettono burn vicino a lei, aumenta il crit rate che gli serve e ci aumenta il crit damage a nemici con debuff. Ed effettivamente, come vedete, abbiamo un setup dove Hook mette debuff effettivamente, main character fuoco o comunque magari in generale la Trend of the Universal Market mette debuff e Ruamai che facilita i break, ci cioè aiuta l'applicazione di debuff quando facciamo un break effect o semplicemente la ulti di Ruamai insomma. E dopo che infliggiamo un debuff raddoppiamo gli effetti che abbiamo, ok? Quindi riusciamo con Hook a sfruttare questa cosa perché appunto Hook riesce a mettere il suo burn e tra l'altro lei ha appunto la Trace che poi no, non la Trace, aspetta, al talento che facciamo più danno quando attacchiamo target che hanno burn. E poi c'è la cosa carina che poi quando usa l'ultimate lei fa advance forward e rigenera più energy. Quindi mi piaceva un po' la struttura del team. Sarà da provare con una Turbulence con meno, com'è che si dice?
con meno sfighe per Hook, sicuramente, perché non è il massimo. Però io penso che con una build cioè un po' fatta meglio di quella che ho io, con un Rutilante magari un po' più decente, ma secondo me nemmeno già con questa build, in una Turbulence completamente diversa da questa, penso che Hook vada benissimo. E nulla. Quindi volevo un po' condividere con voi perché stavo provando Hook, ok? Quindi mi stavo un po' chiedendo se com'era il nuovo set su altri personaggi, eccetera, eccetera. Secondo me ci sta, è da ottimizzare un po'. Poi considerate che io qua ho usato main character fuoco, Tingyun Machine Cogs, Ruan Mei con Memories of the Past, quindi rotazioni non ottimizzate sicuramente, no? Mentre voi magari avete accesso a diverse cose, magari un Luosha che non vi dà le preoccupazioni di un main character fuoco, una WoW per l'energy, una Fuxu anche vi dà crit rate, una Sparkle che vi dà crit damage, eccetera, eccetera. Quindi la stavo provando un po' in un setup che ritenevo un po' più praticabile da tutti, e secondo me si può fare, sicuramente si può migliorare parecchio, ok? Detto questo, fatemi sapere un po' voi se usate ancora qualche personaggio della vecchia scuola, chiamiamolo, quindi un Daneng, una Hook, una Serval, cose così. Sicuramente Serval è quella che sta invecchiando meglio, però penso che con i setup giusti riusciamo a giocarli tutti, ok? E niente, per il video di oggi in realtà è tutto. Volevo solamente fare vedere un attimo come si muoveva la cosa, e poi dirvi che questa serie di video dove semplicemente faccio questi esperimenti così ve li faccio vedere, approfitto di fare due cose: uno, mentre provo le cose ve le faccio vedere, e due, mi dà più tempo per preparare un altro tipo di video, insomma, che è work in progress, ok? E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi, alla prossima, e bella! See, come with me, take the journey.